È quasi scarico. Tanto qui non prende nulla. Eccoci, eccoci qui. The Dark Pictures Anthology, Little Hope. Dunque, nello scorso episodio è morta Angela e mi sono chiesto a lungo come fosse successo, ma riguardando la live l'ho capito. L'errore è stato quello di non premere velocemente, cioè abbastanza velocemente, il tasto. Ma devo dire la verità, non avevo capito su subito. Si saranno persi come noi. Ci staranno cercando? Forse. Il professore aveva molta fretta di andare in città. Cosa ti fa pensare che verrebbe a cercarci? Che cosa vuoi dire? Se troverà aiuto, sei proprio sicuro che tornerà indietro a prenderci? Verrà di certo. Forse ci sta già cercando. È più probabile che cerchi da bere. Dicevo che non mi ero accorto, proprio non avevo capito che andava premuto velocemente. Così ho iniziato a premerlo velocemente in ritardo e è morta. Una delle protagoniste. Va bene, devo guardare qui. Allora, un attimo che ho questo coso, ecco, del mouse che mi dava fastidio. E beh, che si fa qua? Credevo di averti persa. Dai, vieni. Ma non avevo una torcia in mano? Mi gioco $10, non c'è nessuno. Io non mi avvicino. Comunque, è l'unico edificio che c'è in zona. Cerco un'entrata? Sì, come l'hai cercata per entrare nel negozio? Fai lo scassinatore come hobby? No, ma in una vita precedente sì. Allora, trova un modo per raggiungere gli altri, resta in gruppo, trova un accesso all'edificio. Dunque, resta in gruppo. E questa se ne va per i cavoli suoi. Cosa c'è di bello qua? Niente, eh? Dunque, diamo un'occhiata. Da qui non si passa. Guarda, non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Madonna. Vediamo. Sì, c'è un cane che abbaia. O era un corvo. Va bene. La finestra. Ehi, hey, Taylor, guarda qui. Vedere cosa? Ma pare abbandonato da parecchio. Oh, già. E mi devi $10. Eh no, non ho accettato la scommessa. D'accordo. È allentata. Posso forzarla in un attimo. Se vuoi, litighiamo su chi deve entrare per primo. Ma sappiamo come finirà. Giusto. Di certo. Guarda, ma che cosa? Ma infatti. Ma infatti. Più piano, non si picchiano i manichini. Ma sì. Simpatica. Sì. Su, vieni dentro. Cioè. Dove siamo? Nel museo, quindi ancora. Forza, di qua. Esatto, siamo nel museo.
Sembrano così veri. Fanno paura. Che c'è? Forse io ho visto qualcosa. Un classico. Un classico degli horror degli ultimi tempi. Dove te ne vai? È una pessima idea. No. Cioè, erano ombre. Cosa sta succedendo? Trova Taylor. Infatti ho sentito un rumoraccio e Taylor è sparita. Mamma mia. Che roba. Dove sei? Non lo saprai mai. Amy fu accusata di stregoneria da Mary Milton, che affermò di averla vista volare su un ramostello di salice. Ok, l'abbiamo già letto nello scorso episodio. Anche questo l'abbiamo già letto. Tuo padrone non può aiutarti. Rinuncia ai far figli. È il tuo re. L'unico onnipotente signore. Taylor! Stai bene? Cosa succede? Ma effettivamente sento la voce. Andiamo! Che cavolo sta succedendo? Che è successo? Sentivo parlare. Avevo di fronte me stessa e lei mi guardava. Era vestita e parlava in modo strano. Io non capisco. Ti sei allontanata? Scusa, ho cercato di raggiungerti. Scusa, dovevo esserci. Questa donna, quella che mi assomiglia, l'hanno portata via come se fosse una criminale. Merda. Andiamo via subito. Concordo. Anche no. Voglio dare un'occhiata. Trova un'altra uscita. E resta in gruppo. C'è boia. Coltello. Possiamo prenderlo? C'è un coltello. Più che un coltello mi sembra un reperto archeologico. Lo portiamo con noi. Tieni, prendilo. Perché? Ma che domande fai? Per difendersi. Ok, dai, lo prendo io. Ok, se ti fa sentire sicura, faccio io. E qui cosa c'è di bello? Oh. C'è un niente. Fa vedere? Perché hai guardato qua? Vai. Allora. Mamma, sta gente. Guarda quello. Non mi uscire. Ok. Mi conviene prima guardare le cose, poi forse uscire. Ok, la Sacra Bibbia. Sacra Bibbia. Ma come si fa, tipo, ad aprirla? Non si può? Ah, così. Gli elementi sono lontani dalle loro sedi naturali e le parti omogenee dislocate altrove. Ciascuno può essere risolto in forma elementare. La linea non è altro che un punto in movimento. Qui deve essere lo stesso, corpo, anima e spirito. La monade eroglifica, il
ternario magico dei primi padri. Sigillum Dei Aemat. Lontani dalle loro sedi naturali, punto in movimento. La mena a questo punto in movimento. Va bene. Così. Domanda: come siamo entrati? Da qui non si passa? No. Va bene, da guarda qui. Va bene. Si spacca avanti così questo. Premonizione. A me sa che, a differenza degli altri episodi della antologia, mamma mia, in questo facciamo una brutta fine. Scusa, mi puoi illuminare là? Qua, tipo. Lì, proprio lì, lì. Va bene. Da dove si esce? Da qui? No. La finestra, scusa, me la fai usare? Ma guarda te, insomma, questa è una finestra, eh? Insomma, proprio adesso si deve staccare sto robo. Sarà lì da 100 anni, non lo so. Cioè. Ho visto 2 esamina? No. E questo? Oh. La bambolina. Ehi, guarda qui. È sparita. Si ritiene che la bambolina qui esposta fosse appartenuta in origine a una bambina di fine 600. Inquietante. Merda, forse ho capito. La bambola che manca deve essere la stessa che aveva la bambina. Tu dici? Mi sembra strano. Strano, questo posto è una vera galleria degli orrori. Non voglio restare un minuto più del dovuto. No, neanch'io. Sì, sì, sembra facile. Ah, ok, questo l'abbiamo già visto. Per forza l'abbiamo già visto, ci siamo già stati qua. Vieni, qui si esce. Stiamo proprio meglio qua fuori, eh? Guarda, ci sentiamo di un sicuro. Ok, un attimo solo, ho fatto una piccola operazione. Oh, salve. Salve. Per caso la situazione si è fatta più chiara? No. Una fine terribile per quella povera Angela. Angela, povera. Se si può parlare di fine.
Adesso finalmente qualcuno ha un'arma. Ce la teniamo stretta questa volta? Ma voglio rendermi utile, offrendo un piccolo aiuto. Va bene. Sappi che comunque è stata Angela a buttare via l'arma, eh? Vediamo un po', come potrei spiegarlo. Ciascuno di noi ha i suoi demoni, che sono intimi e personali, e che spesso nascono dal rimpianto. Concludo adesso con le sagge parole di un grande drammaturgo irlandese che un tempo conobbi, credo a Parigi, ma certo. Mai giudicare qualcuno troppo presto. Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro. È soltanto una bambina. A risentirci presto. Abbiamo avuto fortuna. Ok, allora, siccome voglio provare a portare degli episodi pieni, direi che questo episodio lo fermo qui. Ci vediamo al prossimo. Grazie per averci scelto. Ciao a tutti.